Andrea Castello, non avete ancora digerito la sconfitta in gara 2, ma c'è da pensare già a gara 3. Come ci si arriva a questa gara? Era meglio però chiuderla già a Camogli questa contesa. Beh, sicuramente hai detto bene tu, dovevamo e potevamo chiuderla subito gara 2, e soprattutto perché per due tempi a mio avviso abbiamo giocato bene, e rimanendo con la testa avanti sia al primo tempo 3-1 sia al secondo tempo 5-4. Poi c'è stato questo break che abbiamo subito e secondo me non deve assolutamente ricapitare. E colpa anche un po' nostra, abbiamo fatti comunque rientrare e credere, visti gli errori sia in fase di uomo in più sia in fase di difesa. Comunque abbiamo regalato secondo me troppi gol a uomini pari. Camogli sembra essere un po' più fresco dal punto di vista atletico, però Sciecchia ha grande cuore e può giocare in casa questa bella, quindi ci sono tutte le possibilità per portare a casa questa finale. Sì, ci dobbiamo credere, è giusto così, ci aspetta una partita comunque da dentro o fuori, daremo tutto, anzi colgo l'occasione per raccogliere nuovamente, come è successo a gara 1, il nostro pubblico, perché potrebbe essere davvero molto fondamentale per noi. Vuoi fare praticamente un appello? Sì. Veniteci a vedere a gara 3 sabato alle 20 qui a Palagalli. Cosa ti aspetti da questa squadra? Cioè, praticamente non c'è tempo per recuperare dopo la sconfitta, immagino vi parlerete molto sì. Da qui a domani alle 20. Sì, sicuramente in questi pochi giorni, due giorni, insomma, abbiamo cercato già da oggi di recuperare forze fisiche, ma soprattutto mentali, perché comunque sono gare secche, conta tanto anche la testa. La testa e il cuore e gli attributi anche, soprattutto gli attributi. Forse ci è mancato qualcosa sotto quel punto di vista su e cerchiamo di compensare e tirare fuori appunto sabato.